Care cittadine, cari cittadini, vorrei partire con questa parola, libertà. Gustiamone il sapore e ripensiamo a quando non siamo liberi. La festa della nostra Repubblica Italiana di quest'anno non sarà la stessa degli ultimi anni, perché per colpa delle misure di distanziamento sociale causate dal contrasto alla diffusione del coronavirus, abbiamo dovuto rinunciare al bellissimo concerto del nostro corpo musicale. Non possiamo assegnare il premio Candelara ai nostri concittadini o alle nostre associazioni più meritevoli e non possiamo godere della presenza dei bambini delle scuole elementari che hanno partecipato alle ultime feste a loro dedicate. Quest'anno purtroppo va così. Oggi affido questa riflessione al canale internet Vanzavo Coraggio, che ci ha accompagnato nei momenti più difficili di chiusura nelle nostre abitazioni, facendoci però scoprire parte di una comunità per via della generosa partecipazione di tanti concittadini. Tramite Vanzavo Coraggio abbiamo cercato anche di mantenere viva la partecipazione a questi festeggiamenti per la festa della Repubblica con due momenti particolari. Alle ore 16 le classi quinte della scuola Nebbia ci presentano Fratelli d'Italia, il nostro amato canto degli italiani, e poi alle 18 il corpo musicale di Vanzavo ci offrirà una selezione di brani intitolata Amarcord 2.0. Torno a ripetere la parola chiave di questa festa, libertà. Che gusto si prova a vivere la libertà? Abbiamo l'occasione quest'anno di apprezzare appieno il sentimento di libertà, perché abbiamo sofferto un periodo di reclusione in casa ed ora, con la riapertura, possiamo incontrare i nostri cari, correre, respirare, passeggiare e tornare ad essere finalmente liberi. Ma abbiamo avuto modo di imparare anche che da soli non si sta bene, da soli non possiamo farcela, da soli non riusciamo a sopravvivere. Le nostre vite sono intrecciate, nessuno si salva da solo. Chi pensa che con tanta ricchezza personale può vivere bene, in questa fase del Covid ha avuto la prova provata che queste ricchezze servono a poco se intorno non c'è una comunità in cui stare ed in cui vivere bene. La nostra Repubblica poggia sulla Costituzione italiana. Come afferma il professor Balboni, la lezione delle nostre madri e dei nostri padri costituenti insita nella Costituzione è che nessuno è mai da solo, ma è parte di una comunità. E poi ancora, la Costituzione e la Repubblica ci garantiscono di essere liberi. Leggendola scopriamo di beneficiare di tanti diritti che sono i principi dello stare insieme e che sono ricordati nei vari articoli della Costituzione, ma in particolar modo nei primi 12, nei principi appunto. Ma ecco che la Costituzione non ci garantisce solo diritti, ci assegna anche precisi doveri che già Mazzini metteva a fondamento delle nazioni. Lo scatto innovativo che la nostra Repubblica compie dopo il periodo del fascismo e della guerra è che tra i doveri mette al primo posto quello della solidarietà, quello dello stare in comunità. E infatti nell'articolo 2 si riportano i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. La solidarietà è assurda dovere, che concetto magnifico. Sentiamoci uniti l'uno all'altro, a partire dalle nostre famiglie. Sentiamoci dipendere dagli altri, dai nostri amici, dai nostri parenti, dai nostri vicini. Proviamo un sentimento di vicinanza per le nostre maestre, per i nostri colleghi, per i commercianti da cui ci serviamo, per gli artigiani che ci offrono i servizi, per tutti i professionisti che ci permettono di vivere al meglio, per i medici, gli infermieri, il personale sanitario. E poi pensiamo alle imprese, alle aziende di servizi, a tutte le istituzioni. E poi tutto questo incarna la Repubblica Italiana che oggi noi festeggiamo. Non dimentichiamolo mai, la Repubblica siamo noi. E il noi deve prevalere sull'io. Non c'è posto per l'egoismo. E lo abbiamo scoperto in quest'era dopo il Covid. Si riparte alla grande se stiamo uniti e se, come nel dopoguerra, sapremo fare sacrifici come una grande comunità, forte e coesa. Coraggio Vanzavo, coraggio Italia, coraggio Europa, ce la faremo. Libertà e comunità. Evviva Vanzavo, evviva la Repubblica, evviva l'Italia, evviva la nostra amata Costituzione.